Ben ritrovati e ben ritrovati col terzo vertice del triangolo di quest'opera, cioè il Captain Fairfax Weir in persona. In realtà no, in persona è Alan, ecco la pronuncia non ho chiesto. Oak. Sì. Come sembra quercia quasi, sì, come esatto, like esatto, a tree. Esatto. Alan Oak. Alan Oak che non è un debuttante nel ruolo, ha già fatto il Captain Weir altre volte. No. Ah, prima volta anche lei debuttante. Ma studiare I studied for a long time and it's been a wish of mine to perform. I have done Peter Grimes a couple of times and Aschenbach in Morte in Venezia and Billy Budd is not done as often. It's a big show. A lot of people, it's expensive, therefore it... No women. No women, so it doesn't come in the repertoire so often. Sì, per me. Just a moment. Allora, diceva giustamente che è la prima volta che debutta anche lui il ruolo, malgrado abbia voluto da molto tempo invece esordire in questo ruolo. Ha fatto Peter Grimes due volte, ha... Aschenbach in Morte a Venezia molte volte e perché anche non viene dato molto spesso, almeno non veniva dato molto spesso Billy Budd nei teatri, anche perché è un'opera molto costosa, un'opera molto complessa, malgrado abbia un repertorio solo maschile, ma è un'opera indubbiamente, molti ruoli che devono saper cantare, fra l'altro, nel senso non ci sono ruoli di comparse, persino Dansker, sono anche i ruoli minori sono ruoli estremamente drammatici, per cui adesso però lo si dà un pochino più spesso, per cui è la prima volta e non sarà sicuramente è l'ultima. È un bel ruolo, Captain Weir. Forse mio favorito. Il preferito. Sì, per mio psychology and my voice. I hope. We'll see. I hope. Spero. Spero. And the character interests me. This very maybe repressed character, very important that he does his duty, but also he feels something else for Billy Budd, like a father, sees something perfect, for Claggett, sees something perfect, and he wants to destroy it. It's important for him to destroy it, because it's perfect. Captain Weir sees something perfect and wants to keep it. Certo. Dunque, spiegazione. È un ruolo che preferisce anche perché lo trova estremamente, tanto un ruolo per voce, lui diceva spero, ma sicuramente per voce, e poi perché è un ruolo che implica il capitano è la perfezione, ama la perfezione, riconosce la perfezione in Billy Budd, e in questo caso invece c'è sempre John Claggett che è quello che è il lato debole di questo triangolo, e per cui John Claggett in quel momento tra due che si riconoscono come perfetti vorrà schiacciare Billy Budd. E in Melville non è così, invece in Britain c'è il prologo e l'epilogo, è in flashback praticamente il Billy Budd in questa versione, anche perché nel romanzo il comandante Weir muore subito dopo Billy Budd in un conflitto a fuoco, non c'è questo, mentre invece è molto bello questo I am an old man, questa cosa iniziale che chiude poi con il è emozionante, addirittura proprio nel finale. Le ultime parole sono a cappella, non c'è nemmeno l'orchestra, giusto? Sì, chiude proprio il capitano a cappella. Gli stessi moti, parole in prologo e epilogo. That's a very clever device, and that is of Britain and Crozier and Morgan, that's their invention. Very, very clever to do that, I think. How they arrived at that idea, I'm not sure, but it's a brilliant idea.
Brilliant decisamente, idea. Sì, yes. No? Non si capisce come sono arrivati a questa idea di mettere il prologo e l'epilogo così emozionanti, ma comunque ci siano arrivati, è stata un'ottima idea sicuramente. It shows the public from the beginning Vere's dilemma, his problem. It shows that. Certo. Viene mostrato subito al pubblico qual è il dilemma, di, il problema di Vere. He says in the prologue, "What have I done?" Certo. And at the end, "What have I done?" What have I done? And therefore the scene for the whole evening is set. The certo. Public know that this is going to be a problem. Certo, che è un buon sistema anche per far entrare il pubblico direttamente nell'opera in realtà, yeah. Che è un pochino come le voci narranti nel cinema, no? La voce fuori campo, the voices off che raccontano le cose. E effettivamente, fra l'altro, Vere all'inizio viene presentato mentre legge Plutarco, quindi è immediatamente un uomo molto colto, molto... Yes, an intellectual, certo. You might say, unusual perhaps, an intellectual man who is also a warrior. Esatto, guerriero, sia un guerriero che un intellettuale. And that shows a man of sensitivity, which is why he has a problem when it comes to Billy Budd, certo. And the murder. Certo. Because it's not just simple. It's not easy. Sì, sì, l'avrebbe mandato a if morte. If he was a stupid man, he would just say, right... Immediatamente, certo. But because he's a thoughtful man, it's more of a problem. Certo. It's more of a problem. Allora, piccola sì. Traduzione, giustamente, è una persona molto colta, ma è anche un guerriero, che è una cosa abbastanza inusuale che una persona colta sia anche un uomo d'azione. Ma siccome è intelligente, questo è il suo dramma, perché se fosse stato una persona stupida o comunque una persona con poca sensibilità, avrebbe mandato a morte con grande facilità Billy Budd. Mentre invece la sua tragedia è che è sensibile e quindi capisce che la legge gli impone di mandare a morte Billy Budd, ma a lui rimarrà un rimorso tutta la vita, come infatti lo vedremo. Also, I think he sees the... It shows the connection with Greek tragedy as certo. Well, that he's reading the classics. Plutarco che lui legge, certo. He's reading the classics and therefore we... Greek and the Greek, yes, and the Greek tragedy is in our opera as well. There's an element of that, obviously. But sometimes... When you have a character, you don't really understand why he does certain things, and that's because the character doesn't really understand, and that's good, that's fine, that's fine. You don't always need to know exactly why your character does some things. So he could have postponed, he could have made the trial later with the Admiral and not done the trial, but he doesn't do that. He does it quickly. And then Billy Budd is hanged. Now he doesn't really know why, because afterwards at the end he questions that. He says, "I could have saved him. I could have saved him." Però un momento, traduzione, traduzione prima. Sì, effettivamente dice giustamente non bisogna mai porsi troppo il problema di come, di perché un personaggio fa certe cose. In questo caso. Le scelte che fa il capitano Vere sono scelte molto veloci, alla fine l'impiccagione veramente avviene tutto in pochissimo tempo, avviene tutto un attimo, però a lui rimane il problema di che cosa ho fatto, malgrado trovi la consolazione nella benedizione che ha avuto, no? Lui dice, Billy Budd, le ultime parole sono, God bless you. You say what did you say? That's good for Vere. Vere makes Vere feel good when he says, God bless me. È consolazione. Ho detto. Allora no. I'm not sure if it is. No, non è una. It may make him feel worse. Cioè è un rimorso sempre, cioè lui è... Because just before he says hang him, he says starry Vere, God bless you. Sì, that God bless you. I don't know how that might make it feel worse. Effettivamente la cosa non è... Yeah, that's terrible. That could be very upsetting. Very upsetting. He blessed me. Sì, certo, lo dice effettivamente, le ultime cose che dice lui. But he has saved me and blessed me, he says. But I don't know, does that make him feel good? No, non decisamente. Anzi, in realtà ha fatto sì che non ci sia il famoso the mutiny, terribile, l'ammutinamento, perché benedicendolo
i suoi compagni non hanno reagito, mm-hmm. diciamo. He's very worried about mutiny. Yes. That's in the back because there has been a big mutiny. Yes. Just in the recent past, that's in history. The Nor, that was real. And Spithead, yes. That was that's a very important element. Certo. They're terrified. The officers are terrified that there'll be another mutiny. E sì, gli ufficiali erano all'epoca terrorizzati perché c'era stato, è citato proprio nell'opera, l'ammutinamento dello Spithead del Nor, per cui avevano questa grande paura. Infatti, quando sentono il famoso Goodbye, Rights of Man, prendono immediatamente sospetto immediatamente. Absolutely. And then he was terrified there might be a mutiny because he hangs Bud. Certo. Because the men aren't pleased. In realtà poi è uno dei motivi dell'impiccagione è proprio quella, perché fra l'altro Claggart lo accusa nel finale proprio, ti accuso di ammutinamento, ti yes. William Budd. Yes. È proprio un'opera, effettivamente è bellissima, anche solo parlarne, non vediamo l'ora che venga venerdì per sentire, non parlare ma cantare anche questa opera. Mm-hmm. In Italia si dice in bocca al lupo. Sì. E prima però di congedarla vogliamo una firma qui sopra del comandante Vir in persona, o meglio. Sì. Well, I'm in a where you want. Yeah. Ecco fatto, benissimo. Grazie ancora. Grazie a lei. Alla prossima.